Buongiorno, siamo in partenza. Questa mattina faccio un esperimento. Proviamo cioè ad andare a fare il solito giro, ma col motore spento. Questa è la prima rampa al 16%, che grazie ai rapporti molto corti riesco a fare, anche se si fa una bella fatica. Però è breve, solo la rampa del garage. E siamo partiti. Ovviamente mi guarda sempre tutti come un marziano, il resto vengo da Marte o no. Allora, come dicevo, il mezzo ha rapporti belli corti, quindi potrei veramente farcela, però mettendoci un tempo lunghissimo, quanto lo scopriremo a breve, anche perché il mezzo è da stime abbastanza attendibili, dovrebbe pesare sui 45 kg. Massimo 50, non ho la passeggera con me oggi, anche se in questo primo tratto la simulazione avrebbe dovuto prevederne la presenza. So che un po' di tempo fa avevamo chiacchierato sull'argomento, ma serve veramente la pedalata assistita per il commuting, per andare in giro, per fare commissioni, eccetera. Io penso di sì, al di là dell'allenamento personale, ma proprio come utilità nel fare un buon uso di un veicolo che serve per circolare per città e dintorni. La batteria in questo caso mi fa solo da sistema per tenere accese le luci e anche in caso di crisi mistica, in caso che proprio non ce la faccio. Vedremo. Vedremo un po' dal confronto tra con e senza pedalata assistita attiva, quali sono le differenze sia in termini di tempo che ci si mette, quindi quanto prima bisogna puntare la sveglia, sia in termini di carico di fatica sulle gambe, sul fisico. Certo, se uno lo fa diventare il proprio allenamento quotidiano, caspita, è una gran bella cosa. Se però uno non può, o meglio, se i tempi che l'organizzazione familiare rendono disponibile sono compatibili, ben venga. Se non sono compatibili, abbiamo già una risposta su quello che si può e che non si può fare. Corsi artificiali geniali, come sempre. Dopo questo intermezzo musicale ci mettiamo finalmente sullo stradone. Perché ho detto finalmente? Ci mettiamo sullo stradone a respirare i miasmi velenosi degli scarichi degli autoveicoli. Allora, questo primo tratto è quasi pianeggiante, è una pendenza in salita molto leggera. In effetti ho una marcia intermedia, sì, seconda anteriore, quarta posteriore, che in realtà è anteriore lo stesso perché ho la trazione davanti. Sono rapporti da mountain bike, ma su un ruota da 20 vedo le scorciate di un buon 30%, perché poi inizierà la prima delle due salite. Le salite che ho qua davanti sono dal 6 all'8%, mi aspetto di doverle fare con un rapporto veramente veramente corto. Quindi se facciamo un paragone tra quando sono andato col motore in funzione e oggi, vedo che sono già passati 8 minuti abbondanti. Dopo 8 minuti con il motore acceso sarei stato circa metà strada, qui invece ne ho fatta molta molta di meno. Ok, qui la salita diventa un pelo più ripida, ho dovuto rallentare già un po'. Adesso c'è quello spiazzo, grazie sveglia del mattino. Infatti stamattina sono partito molto prima, più che altro potendolo fare in via straordinaria oggi.
mettiamo il freno a mano. Che sto dicendo? Sulle bici i freni sono sempre a mano, o quasi. Non si è mai visto nessuno con maglia da ciclista e bretelle, vero? Adesso, signore con la BMW elettrica, grazie, io dovrei partire. Bello però, una bella concentrazione di veicoli elettrici, anche se oggi elettrico non sono. C'era una, è vero, nell'inquadratura non si è visto, una rara BMW di quelle a scatolotto, ma abbastanza piccolo, quindi possiamo attivare l'hashtag no SUV a trazione elettrica. Non fosse che eravamo palesemente legati a un orario entrambi, forse era il caso di fermarsi a fare due chiacchiere sul futuro e su quello che ci tocca respirare. Invece in questo momento non ho un'idea né della mia velocità né dei miei battiti. A giudicare da come riesco a parlare e respirare, però direi che sono al heart rate zone 4, quindi credo che sia tra i 140 e i 150 battiti al minuto. Di più cerco di non fare, un po' per avere autonomia fino all'arrivo, un po' perché se la simulazione vuole essere, si può andare, si può fare commuting quotidiano. Non mi sembra il caso di fare l'equivalente di una gara tutti i giorni. Vi aspetto dopo il prossimo tornante di fare un lungo tratto a pendenza quasi costante, circa 7%, qualche punto intorno all'8. Ecco, visti i veicoli che stanno passando adesso, mi viene subito in mente, e anche nel naso e giù per i bronchi, una cosa abbastanza importante. Che differenza c'è tra pedalare col motore della pedalata assistita, pure legale, e senza? Beh, adesso sto ventilando, cioè non sto facendo prot, sto respirando molto intensamente, e la quantità di schifezze che entrano a contatto con quelle mie cellule potenzialmente inclini a dire massiccia, cambiamo, è sicuramente superiore che se io stessi respirando come quando faccio una passeggiata, e soprattutto con un tempo di esposizione minore, perché io adesso qui stimo che ci metterò tra i 30 e i 40 o 45 minuti a fare il viaggio, quando col motore acceso sono sempre circa 15. Quindi direi che, al di là del fatto che è un tragitto tutto in salita, quindi la sproporzione tra motore acceso e spento è molto maggiore che se si viaggiasse in piano, comunque non è per questo che l'effetto non c'è. Voglio dire, le schifezze in più nel respiro e come, e il tempo a cui ci resto esposto è maggiore e come. Adesso sono sulla salita che dicevo, con mio notevole piacere vedo che non ho dovuto mettere il rapporto più corto, però sono assolutamente fradicio, quindi quando arrivo sono da strizzare come una spugna. Per certi versi mi vergoglio, nel senso che un mezzo come questo, vederlo da fuori, intanto respiriamo sempre più meraviglia, guardate cosa passa, come quantità non come qualità. Dicevo, un mezzo come questo, vederlo viaggiare esattamente come uno che passeggia, è una figuraccia. Voglio dire, nei miei intenti, un mezzo come questo può solo essere una pedalata assistita, perché lo scopo è quello, muoversi nel traffico, muoversi anche appena fuori città,
sprecando il minimo tempo, con un dispendio di energie oltre a quelle muscolari tale da annullare il famoso overshooting, cioè il bilancio tra quello che si spreca, si consuma rispetto alle risorse che abbiamo a disposizione. Voglio dire, quando mettete al mondo della prole e pensate che all'improvviso non dovreste dirgli: sapete la novità? Adesso basta, dovete rinunciare a un fracco di cose, perché sapete, vi abbiamo consumato tutto. Ma come, papà, mamma? Sì. Poi sapete l'altra cosa, vi abbiamo già avvelenato per anni. Tenete le dita incrociate che non vi capiti qualcosa che fa stare malissimo. Cosa che ho visto in seconda linea nella mia famiglia. Non mi piego il tempo di raccontarle, ma è una cosa oscena essere trasformati in qualcosa di poco più che una pianta. Vabbè, errore di registrazione, vabbè, direi che qualcosa è stato perso, non sto a ripeterlo. Se io mi compro il veicolo che secondo le ricerche del CNR omologate è il veicolo meno inquinante, mi compro un diesel Common Rail Euro 6. Già che ci sono, siccome so che è poco inquinante, è addirittura un Euro 6, se posso permettermelo, non compro un'automobile, compro un furgone. Così ho l'illusione ottica di avere un sacco di spazio in più dentro, perché mi serve, no? Tutti i giorni io lo riempio fino ai finestrini, un SUV di quelli. E anche se faccio 11 con un litro, 11 km con un litro di gasolio, dico: beh, ma inquina poco, l'hanno detto, è quello che inquina meno. Sì, vero. Se facciamo il calcolo pro capite di quanti idrocarburi trasformiamo in veleno, perché non è che da quello scarico lì esca aria santa, esce roba cancerogena, possono dire quello che vogliono, ma è quasi tutto ridotto a particolato finissimo in grado di danneggiare le cellule degli alveoli polmonari. È risaputo. E se siamo tutti sulla stessa strada, respiriamo tutti la stessa melma, insieme, contemporaneamente. Quindi può anche inquinare meno, ma tutto l'inquinamento che fa è a inalazione diretta. Buongiorno. Oh, simpatica signora in bici, così tollerante dei veicoli marziani alternativi, soprattutto se a pedali. Che mi ha sorpassato anche grazie al fatto che si porta un bel po' di chili in meno di me in giro. Vabbè, stavo dicendo, quindi a non restare senza risorse, che non è un problema da poco, perché diciamo, vabbè, qualcosa si troverà, ci adegueremo. Ma guardiamo poi i fatti. Da quando ci sono in giro le automobili, sono diventate sempre più efficienti e di impatto sempre meno violento? O l'ingordigia di energia sia nell'utilizzo sia nella produzione sono aumentate in maniera vomitevole? Ovviamente la seconda, tanto più che se ci invitano con le pubblicità a comprare certi furgoni invece che automobili, sono i primi a invitarci allo spreco, no? Che senso ha portarsi dietro una volta e mezza il peso necessario in ogni accelerazione da fermi, e non solo da fermi, si traduce in un aumento del carburante consumato di una volta e mezza? E perché la sezione frontale, cioè la superficie esposta all'aria davanti, deve essere una volta e mezza? Con risultato che in autostrada, matematicamente, a pari velocità si consuma una volta e mezza? È solo pubblicità e moda. Qui mi devo quasi fermare perché c'è un cratere che al comune non gliene frega niente di riparare, tanto
con l'automobile non ci si va dentro, ci vanno dentro solo i ciclisti e quelli dei veicoli marziani come me. Ah, qui c'è il tratto quasi pianeggiante, ne riusciamo a guadagnare un po' di velocità e anche di aria fresca che entra. Sono 25 minuti praticamente che pedalo, l'ultimo chilometro sarà un'altra salita tra il 6 e l'8% circa. Qui suoniamo perché non mi vedono di sicuro. Ecco, adesso qui c'è una salita un po' più duretta, proviamo ad andarle dietro, a pestare un po' di più, vediamo un po' cosa succede. Quindi, se io faccio 500 km con l'equivalente energetico di un litro di benzina, ho detto equivalente energetico, quindi è una stima grossolana, ma sicuramente non c'è un errore di fattore 10. Allora direi che, applicato a tutti quelli che hanno, non dico l'illuminazione di viaggiare a pedali e noleggiare un'automobile quando serve, tipo si va in vacanza, si va a fare il picnic, stracarichi, ma anche solo chi ha una seconda macchina, perché se ne vuole tenere una di proprietà sempre a disposizione e magari come me con 1000 cianfrusaglie pronte nel bagagliaio, tutti gli altri spostamenti urbani e suburbani si potrebbero far così, ma non così come sto facendo adesso. Al di là del fatto che ho la salita, io arrivo a destinazione e avrei bisogno di una bella doccia, mezz'ora steso su una branda e poi comincia la vita. E tutto questo mettendoci circa 40 minuti. No, direi che secondo me non è applicabile, se non da chi si sta preparando per il Giro d'Italia con il solito ovvio doping in corpo. Quindi, per fare una conclusione, se ho ancora abbastanza fiato, perché questo è il tratto più duro della seconda salita e anche col rapporto più corto sono un po' in difficoltà, il bilancio rispetto ad andare solo a muscoli va bene solo quando si vuol fare allenamento o magari se si sta facendo cicloturismo a lungo raggio, per quelli che sono abbastanza padroni della propria vita e del proprio tempo da poterselo permettere. Non dico che non ce la faccio più, per orgoglio, sono un pirla, perché mi accorgo adesso che no, non avevo il rapporto più corto, avevo dimenticato di mettere la prima sulla tripla davanti. Vabbè, visto che volevo fare un test di stress, diciamo che l'ho fatto. L'ultimo tratto me lo faccio, non dico in relax, ma recuperando un po'. Ah, io veramente ho i piedi che quando passano dal punto più basso del giro dei pedali non si muovono insieme all'asfalto come se camminassi, si muovono all'indietro, quindi è come se fossi demoltiplicato rispetto alla camminata. Aggiungiamo una cosa, se io avessi a bordo la mia passeggera abituale avrei una cinquantina di chili su per giù, supplementari, in quel caso sulla salita diciamo che non è consigliabile, ma è addirittura obbligatorio avere l'assistente. Siamo quasi arrivati. Certo, il fatto di sapere che con i rapporti giusti si può anche arrivare a estendere il percorso in caso di eventuale guasto della parte elettrica di una destinazione solo pedali è una cosa senz'altro positiva ed è un po' il punto di forza della pedalata assistita, perché anche in automobile se ho un guasto cosa faccio? Pedalo fino all'arrivo? Viceversa,
se io sto pedalando e ho un guasto alla trasmissione, come nel mio caso che ho scelto il motore nel mozzo e non ai pedali, almeno il motore continua a spingermi facendo girare i pedali, anche se più o meno a vuoto. Quindi secondo me la pedalata assistita anche legale, sottolineo legale, perché stanno cercando di trovare scuse per farci pagare tasse dove assolutamente non sono meritate. Pedalata assistita legale è praticabilissimo. Non andare solo a pedali richiede di avere una vita, diciamo, solo diversa dalla mia, perché non voglio assolutamente sputare su chi invece va solo con la bici, solo muscolare, se una sua scelta va benissimo. Questo test, dopo raccoglierò i dati registrati, li metterò insieme in un video, in questo stesso video, e vediamo di fare un confronto. Saluti!